Ciao a tutti, ciao, sono Francesco. Oggi racconteremo un po' del nostro lavoro e come possiamo utilizzare Ruby in modo, diciamo, diverso rispetto a quello che siete abituati a utilizzare tutti i giorni. Almeno pensiamo che sia così per la maggior parte di voi. Noi lavoriamo per due centri di ricerca. Io lavoro per il NPM, che è un istituto che lavora in ambito umano. Siamo l'Istituto Nazionale di Genetica Molecolare, ci occupiamo di diversi aspetti relativi alla salute pubblica per le persone. Alcuni ambiti su cui lavoriamo sono per esempio la virologia, non so se siete a conoscenza di malattie che è l'epatite C, che colpisce un sacco di persone e la possibilità di cura è decisamente bassa. Altre malattie più comuni potrebbero essere la psoriasi o le allergie, e cioè, tutte queste sono malattie che coinvolgono il nostro sistema immunitario e, come dire, alle volte succede che il nostro corpo reagisce in modo magari eccessivo a delle malattie oppure a delle infezioni che contraiamo, e queste reazioni causano uno scompenso a livello interno che poi si sviluppano in patologie molto più gravi che possono anche portare al decesso di bambini. Mentre Francesco adesso vi spiegherà un po'. Io invece lavoro nel parco tecnologico di Lodi e ci occupiamo prevalentemente di ricerca genomica in campo agroalimentare e sanitario, quindi tutte le tematiche che riguardano la sicurezza degli alimenti, le epidemie soprattutto che coinvolgono gli allevamenti e lo studio, e tutti affrontiamo, diciamo, queste problematiche genomico, quindi l'analisi del genoma per studiare come si sviluppano e come si propagano certe epidemie negli animali, che possono chiaramente influire tantissimo anche sulla salute umana, e poi anche ricerca appunto più in ambito agroalimentare. Il nostro è un centro di ricerca avviato ormai una decina d'anni e ha un incubatore di impresa all'interno e una serie di piattaforme di servizi, ovviamente sempre in questo settore. Fantastico. La cosa bella è che anche se noi lavoriamo in ambiti diversi, cioè nel senso noi lavoriamo sugli umani e lavoriamo magari in ambito agroalimentare, ci sono delle cose comuni su cui lavoriamo, e praticamente gli aspetti di analisi dei dati, la generazione, come questi dati devono essere analizzati, come devono essere organizzati, e come devono processare. Tutta questa cosa implica anche lo sviluppo di software adeguati per gestire questa situazione, e questo, diciamo, campo rientra sul nome della informatica, un po' che non andrà anche qui a comunare discipline diverse, a volte però alla soluzione di problemi di carattere biologico che sono molto importanti. Qui riportiamo un'intervista, diciamo, che è stata fatta, mi sembra, via Twitter, credo, a Mazza l'anno scorso, nel 2012, quindi, dove lui dava l'indicazione sul fatto che, ok, noi conosciamo Ruby perché ha avuto il boost per via di Race e tutte le tecnologie framework che sono derivate poi successivamente. Però lui pone l'attenzione anche su tre aspetti che non sono proprio da tralasciare, nel senso che sono alla base di tante cose che noi utilizziamo tutti i giorni. Il primo punto che lui ha messo in questa intervista è stato il commento al fatto che Ruby manca totalmente di librerie che possano gestire in modo efficiente i calcoli scientifici. Si parla dall'astronomia, ma anche semplicemente alla gestione dell'algebra lineare, della statistica. Ci sono tool, cioè strumenti, programmi che sono decisamente orientati, magari in università voi avete visto MATLAB, altre applicazioni sono tipo R, insomma, che sono volti proprio a semplificare dal punto di vista del matematico certi strumenti. Se ritorniamo indietro nel tempo, se pensiamo a Fortran o a linguaggi di questo genere. Un altro aspetto che lui sottolinea è quello del fatto di concentrarsi anche sulla performance computing, perché poi noi possiamo scrivere algoritmi efficientissimi che poi se li guardiamo sul singolo dato, che magari è piccolo nel discorso, quando però abbiamo lo sospetto, iniziamo a considerare, come abbiamo sentito nei tuoi precedenti,
sintetizzati, il problema sorge, perché il nostro fantastico Ruby è bello da scrivere, però poi quando si iniziano a gestire grandi quantità di dati, la memoria manca sempre, fondamentalmente. E poi anche gli aspetti di parallelizzazione, perché prima sentivamo in un talk che si parlava e si diceva ok, gli eventi, sì, il discorso della gestione degli eventi asincroni vengono descritti, ma fin tanto che sono delle chiamate, diciamo, sistema per il web. Quando abbiamo delle chiamate che devono essere gestite oppure gestire sistemi con centinaia di CPU, in un unico punto, Ruby non è proprio il linguaggio ad hoc per fare questa cosa. E quindi porre l'attenzione o comunque concentrare della ricerca per migliorare questo aspetto sarebbe una cosa fondamentale. Nella nostra realtà spesso ci troviamo a fare un mix di soluzioni tecnologiche, magari anche con Ruby, per poter arrivare a sfruttare il centro di calcolo che abbiamo a disposizione. Per il centro di calcolo noi intendiamo almeno, non so, adesso noi ne abbiamo 200, fra un po' di più, comunque dai 300 fino a migliaia di CPU per fare alcune analisi che ci servono per andare avanti e progredire nel nostro lavoro. Un altro punto che lui sottolineava è ovviamente quello degli embedded system, che lui si riferisce alla metodologia. Per noi questo non è molto importante dal vostro punto di vista, il fatto delle Ruby, del nostro cellulare, ci sono alcune applicazioni che adesso sono disponibili, mi sembra un prodotto, anche delle implementazioni per iOS con i binding a Cocoa per fare lo scrittore di applicazioni. Quindi gli aspetti per cui noi tutti qua conosciamo Ruby è il fatto che lo possiamo usare in diversi aspetti del nostro lavoro, sia dal punto di vista di sviluppo proprio per dare il risultato finale al cliente, ma anche per semplificarci la vita dal punto di vista dell'amministrazione e gestione dei client, dei server, anche l'aspetto del web services, perché poi quello che noi sentiamo e utilizziamo spesso sono le API per lanciarci servizi, Twitter, Facebook, le solite cose che vediamo in giro. Quello che noi invece facciamo, che ambiremo ad avere nel nostro anello di possibilità, di cose che possiamo sfruttare, agganciate a Ruby, perché conosciamo il fatto che Ruby è estremamente intuitivo e facile per esprimere certi concetti. Il problema è che poi andare a utilizzare determinate cose che sono molto specifiche per un settore, per un certo tipo di lavoro, diventa molto difficile. Quindi esistono ovviamente soluzioni, e io prima quando ho descritto Opal, al fatto che c'è il binding, per esempio, diretto, simile a FFI. La stessa cosa noi la utilizziamo, quindi noi scriviamo routine in C, ci agganciamo, facciamo il binding diretto e poi richiamiamo le funzionalità da Ruby. Possiamo anche utilizzare servizi di rete come R, è quel linguaggio che io vi dicevo prima, molto simile a MATLAB. E abbiamo anche a disposizione delle librerie scritte totalmente in Ruby. E una di queste, per esempio, è BioRuby, dove Francesco e io siamo dei core developer del framework, e sono quelle librerie che utilizzavamo, diciamo, in modo molto semplice qualche anno fa, perché rispondevano in modo efficace alla quantità di dati che avevamo 3 anni fa. Attualmente ormai sono sia BioRuby, cioè più magari in familiarità con la bioinformatica, esistono altri progetti in altri linguaggi che cominciano tutti con bio e sono tutti sotto un ombrello comune che si chiama OpenBio, quindi c'è BioPerla, BioJava, BioPython, BioRuby, BioClojure, credo, BioScala, BioLisp, e così via. Insomma, ognuno si è fatto la sua libreria nel suo linguaggio, diciamo, preferito, a volte che i tool un comune utilizzo per lavorare in questo settore. Esatto, una cosa che sta emergendo adesso e che ci sta interessando in modo particolare è il discorso degli open data, cioè una parte del, poi vi descriveremo meglio quali sono i progetti che sono in corso, comunque ci stiamo avvicinando piano piano a quello che viene chiamato semantic web o il web delle cose, diciamo. Questa è una cosa interessante, non so quanti sono a conoscenza di che cos'è il semantic web, di come si può utilizzare. Non troppo.
Non troppi, e questo è il sintomo di quanto sia ancora immatura la tecnologia, nel senso che ci sono diversi problemi. Da un problema informale dove la gente si perde a scrivere cose che sono dal punto di vista pratico, secondo me, parecchio inutili, al fatto che non ci sono ancora strumenti, qui parlo di database, che possano scalare in modo efficiente ad un costo ragionevole. 2 anni fa, quando abbiamo iniziato a usare queste tecnologie, fate conto che le versioni enterprise costavano più di $150,000 solo per avere un cuore del database che ti potesse gestire. Altrimenti i motori open source potevano gestire, non so, fino a un migliaio di righe, cioè a un milione di righe. Oltre a quello non si poteva più andare avanti, insomma, quelli erano solo per fare solo dei proof of concept del sistema, non un'altra cosa che a noi manca e che ci piacerebbe avere molto è il discorso della visualizzazione, perché una volta che diciamo, maciniamo, produciamo questi dati, li elaboriamo, la parte finale, in quasi tutte le analisi che produciamo tutti i giorni, è un'interpretazione. L'interpretazione che noi possiamo dare è tramite degli strumenti che generalmente sono, vediamo delle immagini, cerchiamo di interpretare il significato delle elaborazioni che abbiamo davanti con questo risultato. Il problema è che non ci sono strumenti efficaci, anche qui, che permettono di agganciarsi ai dati, non so come il discorso per dire se con le tabelle, abbiamo la vista, però possiamo arrivare alla vista statica, ma questa è una limitazione molto forte, perché non abbiamo la possibilità di esplorare in modo dinamico i dati che vengono generati. La cosa che servirebbe ai ricercatori, soprattutto nella bioinformatica, è avere questa memoria di dati che viene continuamente elaborata in qualche modo, che viene presa anche da paesi esterni, pubblici, e navigare all'interno di questi dati in modo intuitivo. Il modo intuitivo che noi conosciamo è la visualizzazione grafica, cioè con i cellulari è ormai diventato facilissimo navigare, muoversi, spostare, gestire le icone, anche adesso il discorso del redesign dell'iOS è una visione un po' più clear. Probabilmente va incontro a delle richieste che all'inizio non sono percepibili, però diciamo seguono il flusso naturale di come si possono interpretare le cose. Quello che qui adesso sono solo 2 slide dove vi descriviamo che cos'è la bioinformatica. In pratica quello che vi ho detto prima, il discorso che noi cerchiamo di applicare delle metodologie informatiche alla risoluzione di problemi biologici che altrimenti non sarebbero risolvibili. Questo non vuol dire che la bioinformatica e quindi la bioinformatica fanno tutto, anzi ha bisogno di un continuo feedback con quello che è il laboratorio, la parte più di ricerca sperimentale, con i biologi, con tutti gli altri scienziati che fanno parte del pannello di contributo per le ricerche che conduciamo, perché è un circuito virtuoso, nel senso che c'è un continuo feedback, ok, questo funziona, lo proviamo sperimentalmente, si ritorna indietro, si migliora, si raffina continuamente il modello. Come dicevamo prima, per gestire questa parte della bioinformatica, una delle librerie Ruby ha adottato, cioè per chi vuole utilizzare Ruby e avvicinarsi alla bioinformatica, è stata creata ormai nel 2004 da un gruppo di giapponesi questo framework che ci dà la possibilità, scritto completamente in Ruby, di compiere alcune analisi di carattere bioinformatico. La cosa era gran bella, il problema è che è diventato anche come del Fiat Models, di una libreria enorme che faceva un sacco di cose che a un certo punto non potevamo più toccare perché un sacco di sistemi, soprattutto in Giappone, si basavano su questa libreria, questa idea del core. Allora la comunità ha dovuto spingersi a trovare delle soluzioni alternative, trovare un modo più agile, più snello per risolvere questo problema, perché i contributi c'erano, la voglia di contribuire, ampliare la libreria c'era, ma non era possibile farlo. E quindi si iniziava a generare dei fork immensi di gente che continuava a contribuire ma non venivano mai poi messi nel core centrale. Allora ci siamo inventati, prendendo spunto dal discorso di Ruby Gems, un sistema molto snello anche qua, ispirato un pochino a come Rails poteva creare i primi scaffold per aiutare gli sviluppatori a iniziare a sviluppare in Rails. E quindi abbiamo creato questo pacchetto che si chiama BioGen, che comunque anche voi potete scaricare, che presenta per lo sviluppatore
nostro è qualcosa di diverso da quello che noi intendiamo trattando loro. Cioè i nostri sviluppatori sono delle persone che arrivano con un background, magari sono dei biotecnologi, biologi, che hanno dei rudimenti di programmazione, alcuni sono tecnologi, però la maggior parte hanno dei rudimenti, magari appresi in Python, Swift, alcuni in Java, e devono iniziare a sviluppare in questo nuovo linguaggio. Pur più facile che sia, anche il discorso dell'organizzazione, la creazione di una gemma e una condivisione, cose che per voi ormai sono acquisite, normali, quasi banali direi, per certe persone non è così. Quindi quello che nel nostro ambito dobbiamo anche preoccuparci di fare è cercare di abbassare la soglia di ingresso, e la curva di apprendimento deve essere il più bassa possibile per evitare che ci siano delle barriere semplicemente concettuali per la finalità, perché se spendi 5 minuti a capire come funzionano certi aspetti, poi diventa molto semplice. Bisogna solo un attimo essere abituati a sviluppare. L'idea era proprio questa, quindi tenere traccia delle librerie, quindi possiamo anche chiamare dei plugin che venivano sviluppati, che vengono attualmente sviluppati e che si appoggiano alla libreria centrale, e dare un riscontro alla comunità di vedere quanto è attiva. Quindi questo era il progetto. Ruby, e quindi Pyro Ruby insieme a tutti gli altri linguaggi di programmazione che ha citato prima Francesco, sotto l'egida dell'Open Bioinformatics Foundation, che è un organismo internazionale che si occupa di coordinare le attività di ricerca in questo ambito per linguaggi di programmazione, è stata accettata fin dal 2009 come organizzazione sponsorizzabile facente parte del progetto del Google Summer of Code. Quanti sanno di cos'è Google Summer of Code? Ok. Noi facciamo parte del Google Summer of Code dal 2009. Questi sono i progetti dal 2009 fino al 2011. All'inizio la comunità tendeva a sviluppare, cioè a proporre dei progetti a Google che fossero molto semplici e molto specifici per certe richieste di quel linguaggio, di quella libreria, e quindi che erano anche di poco interesse agli altri, che erano poco aperti, diciamo, alle necessità delle altre persone. Scusate, per gli altri che non sanno che cos'è il Google Summer of Code è un progetto sponsorizzato da Google, dove loro mettono a disposizione $5,000 perché uno studente lavori ha un progetto open source per l'intera estate. Il processo segue, diciamo, l'organizzazione si registra al programma, Google accetta o meno l'organizzazione, le persone che fanno parte di questa organizzazione, che vengono definiti mentori, danno delle linee guida su dei progetti, delle necessità che sono all'interno di questo, della loro propria comunità, e per comunità io non mi riferisco semplicemente alla nostra ricerca, cioè nel senso a Vario Ruby o altre cose di carattere di informatico, ma ci può essere Ruby, c'è Ruby stesso, ci sono Drupal per esempio, ci sono un sacco di progetti open source, anzi la maggior parte dei progetti open source che utilizziamo tutti i giorni, e praticamente è un sistema di recruitment. L'idea è quella di fare un sistema di recruitment per il progetto open source. Di conseguenza gli studenti sottopongono a cui piacciono determinati progetti, mandano la domanda, sviluppano una forma diciamo anche estesa la loro proposta di progetto, quindi loro come vorrebbero contribuire, e poi in un processo di revisione vengono seguiti dai mentori, vengono prima selezionati e poi condotti in questi 3 mesi al compimento del progetto. Ci sono 2 tappe intermedie, metà estate e una fine estate. In tutte e 2 i mentori che fanno parte dell'organizzazione e revisione dicono sì, ok, questo ragazzo può andare avanti a portare a termine il suo progetto oppure no. Se il progetto viene portato a termine, il ragazzo si porta a casa $5,000 e la comunità ha qualcosa che prima non avrebbe potuto avere, perché non aveva magari fondi, risorse, personale che avrebbe potuto dedicare allo sviluppo. Nel 2012, cioè l'anno scorso, siamo molto orgogliosi di questo progetto. Tenete presente che questo è un progetto sempre di BioRuby, fatto da me e Francesco, proprio per delle necessità interne di ricerca.
è il primo progetto che è stato aperto, nel senso che il ragazzo, lo studente, ha risolto il problema nostro, però si è interfacciato anche con comunità diverse. Nella fattispecie lui ha lavorato anche con la comunità di Chiodo Cabine, che è una paese che aveva per fare l'implementazione in Java, quindi il binding per Java, in modo tale che se vogliamo utilizzare JRuby per poter utilizzare il Chiodo Cabine, lo possiamo fare. Ha sottoposto delle patch anche a JRuby. Ha lavorato anche per un altro progetto, che le chiedo sotto il Tech, Firewall XML, che era un progetto che era stato sviluppato nel 2009 secondo ancora un Google Summer of Code passato sempre la nostra presentazione. E questa è una cosa bella dal punto di vista dell'open source, perché inizia a diffondersi la tendenza a creare dei progetti che sono sì di utilità per l'organizzazione, ma guardando anche fuori. E quindi si inizia a creare quello che Google vuole veramente, che è un po' più di networking, piuttosto che avere una comunità aperta, chiusa, anche se non diciamo sempre open source, è sempre molto difficile comunque spostarsi da una comunità all'altra. Quello che si sta iniziando ad avere è che comunità diverse, organizzazioni diverse stanno iniziando a prendere e accettare contributi anche da comunità non specifiche o vicine necessariamente alle loro esigenze. Questo progetto dal punto di vista del progetto è stato un grande successo, vediamo se è stato un grande successo, perché per me il codice che prima utilizzavamo era scritto in Python, infatti c'erano uno degli studenti che ha supportato Python nell'audience, e diciamo che siamo contenti perché siamo passati dal poter fare delle analisi in un tempo di 20 giorni ad un tempo di 20 ore. Il codice è stato riscritto totalmente in Ruby, okay? Non è stato scritto il codice in C per fare l'ottimizzazione, è stato fatto solo una rivisitazione. Ma questo non vuole dire che il codice è scritto in Python o che il linguaggio Python sia meno performante. Probabilmente era stato scritto con poca attenzione proprio da quelle persone che magari avevano un background non necessariamente informatico, ma che derivavano da altri campi di ricerca, e che si sono trovati a fronteggiare una necessità e hanno risposto, però mancando di quell'ottimizzazione che poteva avere una persona che aveva un background più informatico. Questa cosa ha avuto un enorme impatto sulla ricerca che noi facciamo tutti i giorni. Adesso noi possiamo analizzare certi dataset, produrre certe informazioni e andare dal nostro capo e dire: ah, guarda che bravi. Già dopo domani possiamo pensare a fare nuovi esperimenti, verificare in laboratorio se veramente questa cosa è sensata o meno. Magari tornare indietro nel giro magari di una settimana riusciamo a fare due round di test, perché altrimenti non avremmo potuto farlo. Proprio con Alberto e Valeria, che sono i nostri PhD student, alcune cose erano veramente impensabili, e io sono veramente contento che Google abbia comunque dato la possibilità a questo studente di avere un ritorno per noi, per la nostra comunità, così forte, perché non è una cosa scontata comunque. Cioè, il fatto comunque che anche questi ragazzi qua abbiano la possibilità di confrontarsi con degli ambiti, o comunque provare a dire: ok, mi piacerebbe questo tipo di ricerca. Potrebbe essere benissimo anche la fisica, astronomia, cose del genere, e dire: ok, magari io non so bene cosa andrò a fare alla fine della mia carriera universitaria, così provo a vedere come fare, provo a vedere come la comunità risponde, non mi piace, il linguaggio com'è. È molto, secondo me, formativo, e dovrebbe, l'università credo che debba sponsorizzare molto questo tipo di attività. Diciamo, vorrei anche che ci sia più un coinvolgimento stretto con l'università e quindi, insomma, che sia diffuso anche come approccio questo. Seguendo quindi il discorso di Musk, disse: ah, beh, facciamo anche altre cose fuori dell'Ruby on Rails. Quest'anno abbiamo deciso di aggregarci e di dare nuova forza alla comunità che già c'era da qualche anno di 6 Ruby, che era stata, diciamo, presa bene da Metz, perché l'anno scorso sono stato finanziato, un ragazzo ha ricevuto una borsa di studio per poter spendere la sua estate, similmente al Google Summer of Code, sull'implementazione di alcune funzionalità che la libreria richiedeva.
Quello che noi facciamo, quello che la libreria, il framework adesso supporta, sono delle funzionalità abbastanza basilari relative a quelle che vedete qua, come argomenti di ingegneria, statistica, sistemi di visualizzazione e algebra lineare. Tanto per trovarci chiaro, anche semplicemente fare la fila su un array, non so, in Ruby non esiste, nel senso che bisogna scrivere la funzionalità, ma non è quello che fa solo testo. Operazioni matriciali complicate, per matrici noi non ci riferiamo a un foglio, diciamo, a un file con centinaia di righe, ma stiamo parlando di migliaia, se non migliaia di righe, di operazioni matriciali che devono essere fatte su questo genere di dati. Okay. Quindi quest'anno, sotto sei nubi, abbiamo sottomesso e sono stati approvati quattro progetti di importanza, che abbiamo strategica proprio per questa libreria. Molti di questi progetti verranno sviluppati sia in Ruby normale, quindi la MRI, ma anche e soprattutto in JRuby, proprio per il fatto che, per esempio, il discorso del machine learning e data mining, abbiamo deciso, in questo caso con Alberto, di lavorare su delle librerie e riutilizzare il codice piuttosto che metterci a riscrivere tutto quello che potrebbe essere disponibile a livello di knowledge come a livello di utilizzando ciò che era disponibile in Java. Non so che parere avete della JRuby e di quel progetto, però dal nostro punto di vista ci dà accesso a una quantità di librerie, a una quantità di soluzioni, di linguaggi, perché da lì possiamo poi utilizzare, Francesco ha fatto diversi esperimenti, linguaggi come Scala, come Clojure. Abbiamo una ricchezza di soluzioni di funzionalità che altrimenti non avremmo, che dovremmo fare con porting, registrare per versioni, varie cose di questo genere che ci rispondono. Ma un'over comunicazione delle cose che crediamo che con Java possa essere una soluzione. Il sistema di visualizzazione, perché vi dicevo che ci mancava, e per quello la necessità di avere un'interazione. Abbiamo cercato nei progetti passati di utilizzare di tre, non so se lo conoscete, è un sistema in JavaScript che centralmente aggancia degli eventi a degli oggetti grafici e ci si può interagire. Sta avendo parecchio successo, quindi noi vorremmo fare, è stato anche abbastanza interessante, cioè è stato decisamente interessante il talk di Elia su Opal. E Opal è stata proprio una delle proposte che lo studente aveva fatto per poter utilizzare D3 in modo interattivo partendo da Ruby. Abbiamo anche contattato già, per esempio, questa contaminazione tra progetti e cose, l'abbiamo avuta anche perché abbiamo coinvolto in parte via, chiedendo della disponibilità magari nel supportare il nostro studente su questo progetto, o comunque avere, diciamo, darci un'opinione, è una cosa sensata o meno. Poi il discorso del semantic web, quello che dicevo prima, in realtà il semantic web a fin della terra sarebbe una specie di collante che ci permette di scambiare dati tra database, tra linguaggi diversi, perché il sistema autodescrive ciò che è contenuto all'interno del dato, semplificando molto la cosa. E ovviamente molto di sperimentare, questo è il discorso del semantic web. E poi delle funzionalità che sono più proprie del progetto 6 Ruby a basso livello, questo sì, ci sono degli algoritmi scritti in C a cui viene fatto un binding diretto per la questione di ottimizzazione, che è tutto il discorso relativo alla statistica e all'algebra lineare, perché in Ruby manca un tipo di dato che riesca o che sia in grado di gestire in modo efficiente matrici di grande dimensione. E adesso passo la parola a Francesco che vi spiegherà più nel dettaglio che cosa facciamo praticamente tutti i giorni. Quanto tempo? 8 minuti, fantastico. Allora, diciamo, il resto del lavoro che avevamo cominciato a accennare Raul all'inizio e sono le altre parti, questa era la parte, diciamo, un po' più di comunità, in cui noi siamo inseriti con più Ruby, OpenBio e compagnia bella. Questo invece è quello di cui ci occupiamo di lui quotidianamente, perché secondo noi è interessante di Ruby in questo contesto. Quello che è successo negli ultimi anni nel campo della genomica è che c'è stato l'equivalente che c'è stato un
miliardo di dollari. Adesso, negli ultimi 5 anni, 6 anni, la tecnologia del sequenziamento genomico si è evoluta a un punto tale che possiamo sequenziare l'equivalente di 100 genomi umani in 10 giorni per 30.000 euro. Quindi, bellissimo, il vero problema è che poi dobbiamo analizzare tutti questi dati. E quindi la cosa è un po' meno divertente, per tutti i motivi che diceva Raul, nel senso in realtà è affascinante ovviamente, però mancano gli strumenti, si è sempre comunque alla rincorsa di metodi che ci aiutino a fare un po' di data crunching, data mining, data integration, tutte queste belle parole che cominciano con data, tra cui ovviamente big data. Fondamentalmente, su questo io passerei un po' velocemente, nel senso è ovvio che per che cosa utilizziamo queste tematiche, queste macchine, cioè sono le tematiche di cui ci occupiamo, la ricerca genomica ci permette di avere una visuale interna di come funzionano le nostre cellule, di come funzionano gli organismi, del perché ci ammaliamo, del perché ci vengono certe malattie e di come rispondiamo agli stimoli esterni. Quello che noi facciamo utilizzando Ruby, e ci sono un paio di progetti su cui io e Raul stiamo lavorando insieme, fondamentalmente è da un lato, come diceva lui, utilizzare Ruby come uno strato superiore, questo di Ruby è molto bello, molto elegante e ci consente di esprimere concetti complessi in modo molto più semplice rispetto ad altri linguaggi, però utilizzarlo come binding, cioè avendo dei binding sotto in C, in Java, che ci consentono di macinare i dati a una velocità con delle performance che per noi sono importanti. Dall'altro ovviamente tutto il lavoro di integrazione, quindi semantic web, come diceva Raul, per cui ogni anno viene organizzato in Giappone un evento che si chiama BioHackathon, che riunisce tutti gli sviluppatori della bioinformatica, della OpenBio, e gli importanti database biologici pubblici che si riuniscono per una decina di giorni per sviluppare insieme e ragionare insieme su come portare avanti questa tematica del semantic web e come sviluppare dei metodi che ci consentono di, ok, una volta che ho generato le mie centinaia di tira di dati, le ho analizzate, come poter integrare veramente in modo efficace questa informazione per estrarre la conoscenza che poi serve per portare avanti le nostre ricerche fondamentalmente e produrre risultati spendibili. Una delle cose su cui lavoriamo utilizzando Ruby prevalentemente, quindi oltre al binding, per noi è diciamo il workflow, cioè tutto quello che ci è workflow. Quindi noi dobbiamo eseguire tutta una serie di operazioni standard sui dati che vengono generati da questi strumenti di sequenziamento e che non sono banali, perché richiedono appunto di interagire con questi big data, che sono spesso in formati tutti particolari e vanno convertiti in formati anche loro tutti particolari, ci sono degli standard, poco standard da questo punto di vista, per cui dobbiamo integrare le tecnologie che ci sono mettendo insieme dei workflow che siano il più possibile stabili, riproducibili e gestibili per noi per poter analizzare questi dati in modo rapido e programmatico soprattutto. In questo Ruby ci dà una mano enorme perché ci consente di modellare i nostri dati, di scrivere delle classi che fanno da wrapper per altri strumenti che poi analizzano ovviamente questi dati e ci consente di richiamare questi dati e queste analisi in modo molto semplice. Quello che noi facciamo fondamentalmente è di integrare con i nostri tool che scriviamo tutti gli strumenti che servono per analizzare questi dati per permettere in un modo molto semplice di avere delle librerie di istruzioni che una volta lanciate sui nostri cluster di calcolo consentono di eseguire in un unico colpo tutte le istruzioni, tutti i passaggi logici, tutte le chiamate ai vari sottosistemi e ai vari sottosoftware che ci consentono di partire di andare dal dato grezzo che produce lo strumento fino a un dato che è molto meno grezzo, è già processato, analizzato e pulito e utilizzabile proprio nelle nostre analisi. La nostra idea, per chi conosce Chef, quindi spero che conosciate come sistema scritto in Ruby per gestire dei server e l'amministrazione dei server, la nostra idea è un po' ambiziosa, sarebbe quella di arrivare ad avere in Ruby uno strumento equivalente per la bioinformatica come Chef, cioè che ci consenta di gestire le analisi dei dati, che sono veramente una cosa molto onerosa da questo punto di vista per tutta la comunità scientifica, ci consente di gestire in un modo molto semplice, facile, per cui io posso scrivere la mia ricetta, tra virgolette, che mi consente di analizzare questi dati utilizzando determinati strumenti in un modo molto ottimizzato, posso passarla a Raul o a qualcun altro che è in grado di riprodurla in un modo appunto, consistente anche nei suoi sistemi. Non è banale la cosa, quindi ci stiamo spendendo molto tempo, però in questo Ruby per noi è assolutamente fondamentale. Sulla parte di Angolab, Raul,
di questa collaborazione è soltanto non con Francesco e Raul e loro enti di ricerca, ma noi cerchiamo di avere uno spazio all'interno dell'università, un'unità di Coca, in cui voglio dire queste tematiche vengono anche affrontate viste dal punto di vista didattico e di ricerca. In particolare noi abbiamo già fatto insieme alcuni progetti, di stage universitario, tesi di laurea magistrale, vuol dire che hanno guardato vari aspetti, vuol dire dall'amministrazione del sistema al disegno di front-end web-based per il sistema di provisioning, a un inizio di porting di Rubidis a di 3.js, che è appunto il progetto che scriveva prima, un altro in corso adesso per invece interfacciarsi al database di Sample. Il Sample è uno dei database biologici di dati genomici più importanti al mondo. Ha recentemente cambiato completamente la API di comunicazione, soprattutto l'API REST, e uno studente insieme con Francesco sta cercando di scrivere la prima interfaccia in BioRuby che vada a utilizzare l'API REST. E poi abbiamo tutta una serie di altri progetti, diciamo, che ci piacerebbe fare insieme in collaborazione, che sono aperti a una serie di studenti che speriamo vogliono seguire la scia di quelli che hanno fatto in precedenza e che mi sembra che sia più con soddisfazione di parte di entrambi. Un'ultimissima nota conclusiva, spero non vi abbiate a male se mi propongo questa cosa in questo contesto, però si parla tanto di crisi, quindi secondo me quando si parla di lavoro è una cosa comunque interessante. A BTP, appunto, come dicevo, quindi al Parco di Lodi, abbiamo messo in piedi un'infrastruttura interessante, non è sicuramente Azure Services, però è un'infrastruttura di calcolo notevole, e i numeri li vedete lì, abbiamo una serie di server di calcolo, server per la virtualizzazione, storage, ed è tutto assolutamente Linux-based. Noi utilizziamo Ruby per il nostro lavoro quotidiano, quindi comunque un ambiente Ruby-based principalmente, e cerchiamo persone, cerchiamo soprattutto dei pari di sistema administrator che ci danno una mano a gestire questa infrastruttura. Magari se siete qui per Ruby oggi potrebbe non essere questa la vostra vocazione, però potreste conoscere qualcuno che potrebbe essere interessato. I miei riferimenti sono lì, vi prego solo di spargere la voce, o se siete direttamente voi interessati fatevi vivi e contattatevi. Grazie.